sono Antea, Antea Franceschin, sono una guida ambientale escursionistica. Cosa vuol dire? Che ho scelto di trasformare la mia passione per la natura in una professione. Ormai da un po' di anni, tranne questo periodo, lavoro appunto nell'ambiente sia di montagna che di pianura attraverso l'attività professionale che ho rinominato Controvento Trekking, proprio per dare l'idea di quello che può essere una modalità di cammino in natura, però raccontata, narrata. E il viaggio di oggi sarà molto particolare perché lo compiremo in due, insieme a Fabio, e andremo a raccontarvi un po' dei miti, delle leggende che caratterizzano alcuni alberi. In particolare ci concentreremo su alcuni alberi tipici dell'ambiente di pianura e di collina. Non vi preoccupate, non sarà un viaggio botanico di quelli noiosi e scientologi. Anzi, il nostro obiettivo sarà quello di farvi conoscere queste specie partendo dal loro carattere, perché anche le piante hanno un carattere. E scelgono per quanto possono come crescere, i luoghi dove crescere, come interagire tra di loro e con l'ambiente circostante. Quindi andremo un po' a scoprire che cosa ci sta dietro il loro carattere, quale simbologia li ha caratterizzati, appunto, scusate il gioco di parole, nel corso dei millenni. Quindi non, cercheremo di essere il meno noiosi possibile, ma non sarà il nostro obiettivo, come vi dicevo, andare a scandagliare la botanica di questi alberi, ma tanto più le loro storie. Vai, Fabio. Allora, sì, giusto. Intanto, insomma, salutiamo quelli che sono arrivati adesso e anche Valerio con la sua colomba che è già pronta. Ciao Valerio, grandissimo Valerio. Allora, dunque, niente, io vengo da una famiglia che fin dal 1930 si occupa, diciamo, di erboristeria e di erbe officinali o spontanee. Quindi mio bisnonno Alcide, mio nonno Luigi, che è stato con me fino a pochissimo, pochissimo tempo fa. E quindi ho approcciato inizialmente il mondo vegetale attraverso la conoscenza un po' delle erbe e delle piante, anche in forma alimentare, quindi le cosiddette piante o erbe alimurgiche. E tutti e tre, bisnonno, nonno e io, abbiamo scelto rami leggermente diversi, nel senso che nonno erboristeria a tutti gli effetti ha creato l'attività del Tarassaco, come poi vedete anche sotto, diciamo, il mio nome, il tarassaco.com, che è quella che io porto avanti ancora oggi di tanti tantissimi anni, quindi prodotti, diciamo, fatti su nostra ricetta di famiglia. Mio bisnonno lavorava molto sui vini medicinali, gli amari medicinali, trafficava in cucina, distillava, ecco, è stato un po' un antesignano, insomma, di queste tecniche particolari anche per creare proprio i liquori, come si facevano gli enoliti, macerare l'artemisia nel vino bianco, insomma, ecco. Mondo molto affascinante. Io vengo da queste due esperienze, però in più per formazione scolastica poi mi sono mosso attraverso il mito, la fiaba, il folklore, la leggenda, tutto ciò che poteva avere anche un alone di mistero e negli ultimi anni mi occupo proprio di divulgazione su queste tematiche. Una delle storie che amo più spesso raccontare è quella legata all'intelligenza vegetale, che sono poi un po' gli studi di Stefano Mancuso, no? Come diceva appunto Antea, le piante hanno una capacità di comunicare straordinaria e oggi la scienza, insomma, ci permette di capire meglio il loro linguaggio, ma ad esempio io attraverso anche con piacere enorme il mondo di maghe, medichesse, streghe, quindi tutte quelle figure femminili che nel tempo hanno conosciuto l'arte dell'erboristeria, l'hanno applicata nel mondo della cura e questo loro sapere poi lo hanno anche pagato a caro prezzo in alcune occasioni. E gli alberi portano le piante il segno di questo legame con le persone e molto col femminile. Come diceva Antea, sicuramente ci muoveremo un po' nel magma del mito, quindi il mondo del mito greco, il mito romano, ma non solo, perché qualche incursione nel folklore sicuramente la facciamo con qualche uso antico, uso contadino, il mondo rurale. E niente, io sarei quasi pronto per partire, cosa dice Antea? Assolutamente, iniziamo. Va Allora, bene. la primissima pianta che vogliamo farvi conoscere è il salice. Prima immagine che sono sicura a qualsiasi persona viene in mente alla parola salice è la pianta del salice piangente. In realtà il gruppo, il mondo dei salici è ampissimo, ci sono veramente una varietà impressionante di questi alberi e partiamo dal salice perché è anche, insieme al pioppo, è una delle specie più caratteristiche dell'ambiente di pianura.
allora. Io qua vi ho messo soltanto due delle tante specie di salice che ci sono. A sinistra vedete il salice bianco e a destra il salice di montagna. Anche questa è già una prima chicca, insomma, che potete... che scoprite oggi, perché non è vero che i salici sono esclusivamente tipici della pianura padana o comunque degli ambienti più pianeggianti. Il salicone, perché viene chiamato così, è un salice che vive benissimo anche nel territorio montano. Chi ci sta seguendo adesso da Parma o da Reggio Emilia magari l'ha visto nell'Appennino, sull'Appennino tosco-emiliano, una delle stazioni più insomma, conosciute della presenza del salicone è l'Agdei, la zona del lago Santo Parmense. E il salicone è l'unica delle specie di salice che ha le foglie un po' più larghe. Una delle piante che non vi ho messo, ma che inviterò poi Fabio a parlarne, sarà il Salix viminalis. Questa parola un po' particolare che vi ricorda due cose: il viminale di Roma e la parola vimini. Poi lascerò poi tutte le caratteristiche, tutte le spiegazioni anche pratiche del salice a Fabio, però potete già capire che esiste in natura una specie di salice la cui flessibilità l'ha reso per eccellenza una delle piante utili nel mondo dell'economia rurale, della costruzione ad esempio dei cesti in vimine, ma perché no anche dell'impagliatura delle sedie. Quindi entriamo subito già nel vivo spiegando che le piante che racconteremo oggi non solo sono importanti dal punto di vista botanico, ma soprattutto anche quello che riguarda le economie e, ahimè, quasi interamente ormai le economie del passato. Parleremo anche del gelso, di come era utilizzato fino a 50-70 ormai anni fa. Il salice è la prima che vi fa già capire come fin dai tempi antichi il Salix viminalis venne usato per scopi pratici, per poter costruire gli strumenti di uso quotidiano. Voi qua a sinistra vi ho messo le immagini di quello che è la forma naturale che assume il salice quando è in grado di crescere senza potature o limitazioni da parte dell'uomo, e poi a destra quella che è l'infiorescenza, la tipica infiorescenza dei salici, eretta, quella che insieme a quella del pioppo dà problemi di allergia più comuni. E partiamo subito con un quiz. Oggi ne farò un pochino, anzi adesso devo togliere... Ecco, così riesco a leggere i commenti. E partiamo subito, vediamo chi di voi ha voglia di giocare e vedere chi di voi conosce il nome, non prettamente dialettale, però il nome, l'altro nome, il nome comune con cui vengono chiamate le infiorescenze del salicone, che sono esattamente quelle lì, bianche, spumose, cotonose, perché poi di fatto la componente è cellulosa di questi spumini. Chi di voi, magari provate a scrivere, provate anche a sparare se non sapete come si chiama, vediamo chi di voi sa come vengono chiamate comunemente queste infiorescenze. Cosa vuol dire infiorescenza, intanto che magari qualcuno di voi interagisce? Infiorescenza vuol dire insieme di più fiori. Ah, l'ho visto! Allora, abbiamo la tastiera più veloce del West. La tastiera più veloce del West. Silvia? Ah, Silvia, che ci sta seguendo dal Libano. Silvia è una mia carissima amica che è in questo momento in Libano a fare un bellissimo progetto umanitario e vince lei, nonostante la sua connessione probabilmente non sia la più veloce. Silvia vince perché queste infiorescenze vengono chiamate i gattini del salice. Che è un nome molto, in realtà molto curioso, che ci fa capire quanto sono morbide queste infiorescenze, quindi questi insiemi di fiori. Io qua c'ho anche, non so se la vedete, c'ho un ramoscello di un salicone. Queste sono piccoline, ma ci sono saliconi che riescono a raggiungere anche dimensioni notevoli. E Silvia ha indovinato, questi qua sono proprio i gattini del salice. Direi che è interessante anche il nome Micit, che cita... Fammi vedere, me lo sono perso. Micit. Ah, perché gattini metto... Micit li accumulo parecchio. Non l'avevo visto, perché era sotto quello di Silvia di commento, anche lì li ha indovinato. Beh, la Lilia poi ne sa un sacco. Anche, scusate, ma questo è più bello. Cotonfio.
Beh, bravi, mi fa molto, molto piacere che interagite. Anche questa, questa non la conoscevo. Di coniglio, dell'Elisa. Ciao, ah, questa non la sapevo. Ecco, bellissimo. Allora, mi fa super piacere che interagite così, perché è veramente bello, perché anch'io li conoscevo come gattini del Salice, ma non sapevo che potessero anche essere chiamati in quest'altra maniera. E poi lascio la parola a Fabio. La meraviglia del salicone, guardate questa foto, la meraviglia del salicone è che riesce a fiorire ancora prima di mettere le gemme delle foglie. Questa foto è emblematica, c'è la neve, siamo in un ambiente montano, quindi vi fa capire, come vi dicevo prima, che non dico bugie, esistono anche i salici di un ambiente un po' più elevato in quota, e mentre tutti gli alberi, a parte l'abete in fondo, sono ancora spogli, ecco che il salicone ha già messo le sue infiorescenze. Vai Fabio! Ok, allora io andrò in modo assolutamente disordinato e sulla base di quello che un po' mi viene in mente, delle suggestioni che abbiamo scritto con Antea. Di solito amo raccontare andando via sparato, ma ci sono veramente tante suggestioni che ho raccolto. E partiamo dalla cosa più forse interessante, la parola salice. Un'etimologia che è legata alla lingua celtica prevede sal lis, che significa in prossimità o vicino all'acqua. In effetti il salice, soprattutto il salice piangente, ama particolarmente i luoghi umidi, ama l'acqua, e proprio per questa caratteristica è stata associata alla luna e alla figura di Ecate. Ecate è una figura straordinaria che appartiene a una triade di divinità che sono ovviamente poi la grande madre, è stata poi suddivisa, diciamo, in queste tre grandi divinità, come capita spesso nelle figure femminili. Ecate attraversa i regni, quindi può andare dal regno dei cieli al regno degli uomini fino al regno infero. È una divinità, da un certo punto di vista, psicopompa, oltre che legata al mondo ottonio, quindi attraversa i regni, e il legame con l'acqua è ovviamente dato dal legame che ha la luna con l'acqua. Non a caso Ecate è chiamata anche la luna nera. L'acqua è un elemento che, se pensate al mito, spesso permette di essere utilizzata per attraversare i mondi. Se qualcuno ha visto Constantine qualche anno fa con Keanu Reeves, o più recentemente Harry Potter, o conosce un po' della Baba Yaga, sa che l'acqua è un elemento che permette di collegare mondi distanti. In qualche modo il salice ha questa caratteristica. Sal lis, presso l'acqua. Come lo conosciamo noi, salix, deriva dal fatto che significa salato o acidulo. È una caratteristica della corteccia del salice estremamente importante, perché questo suo carattere un po' amaro indica che c'è un principio attivo all'interno che darà origine all'acido acetilsalicilico, cioè alla nostra aspirina. Questo per dirvi che tutte le piante hanno un'azione espressa in principi attivi che possono essere o medicamentosi o eventualmente possono anche costituire un veleno o essere piante tossiche o addirittura psicoattive. Qua si gioca tutta la storia di chi conosce le erbe o le piante, che deteneva in un certo qual senso un sapere millenario. Inizialmente viene espresso come elemento di cura e quindi accettato, ma c'è un momento storico in cui compare una figura strana, che è legata al salice ovviamente, che è la figura della strega, cioè un'erbana che viene presa a capo espiatorio durante un momento particolare, non lo raccontiamo oggi, e quello che faceva prima nella foresta, quindi ringraziava, pregava, raccoglieva, utilizzava le piante, diventa un qualcosa di malefico. Tanto più che Ecate, nel suo culto, le ancelle di Ecate verranno poi chiamate le streghe tessaliche. Ovviamente il salice, da pianta curativa, diventa in questo momento una pianta da strega. Non è a caso che alcune streghe sono solite legare, no, i tralci proprio del salice alle scope per fare in modo che possano volare, o addirittura le streghe del Finisterre nella zona della Bretagna si costruiscono dei cesti di vimini proprio e le usano per attraversare, diciamo, l'oceano e compiere i loro viaggi notturni. Quindi il salice è da sempre un albero legato alle streghe, ma in special modo proprio perché all'origine era legato al culto della grande madre, alla figura di Ecate, che è una figura del mondo ottonio, quindi un po' del mondo infero. Quando la cultura cristiana prenderà il sopravvento, ovviamente tutto ciò che era pagano in precedenza cercano di renderlo il più possibile inviso, e l'unico modo che avevano per lavorare su questa cosa era dare al salice una connotazione negativa. Capiterà anche con il noce e anche con la quercia, lo vedremo poi magari successivamente.
Vedo che sto andando già lungo, quindi cerco di essere Tranquillo, un po' più tranquillo. corto possibile, perché io mi perdo Ce lo tantissimo. scrivono, se siamo lunghi ce lo scrivono. Grazie, ok. Una cosa importante va detta che per questo suo legame con, diciamo, il mondo degli spiriti, qualche volta è una pianta che può aiutare l'invocazione degli spiriti o parlare con gli stessi, tanto più che spesso avere in mano un ramo rituale di salice, che poi questi rami rituali, che spesso le sacerdotesse tenevano in mano, diventeranno col tempo la bacchetta magica come la conosciamo noi, oppure al contrario può diventare uno strumento apotropaico, cioè che tiene lontano il male, e in molte culture, anche nella cultura contadina, fare delle corone di salice e appenderle vicino alle porte o alle stalle significava tenere lontano il male. Questa doppia natura di erba salvifica o erba invece magari più benefica o legata al mondo infero è presente su tante essenze arboree, proprio perché nel tempo le culture mescolandosi danno origine anche a questi fenomeni, un po' come l'aglio, che inizialmente è sempre legato a Ecate perché è una bulbacea, compare sottoterra, lo si metteva nei crocicchi e quindi era inviso, no? Perché della dimensione infra, poi visto che le proprietà medicamentose erano talmente forti che dopo che i frati insomma lo hanno sdoganato è diventato addirittura uno scacciadiavoli, no? Anzi, uno scacciavampiri, perché con cui lo conosciamo noi. Allora, vado nuovamente un po'. Ecco, una cosa interessante che può, mi ha suggerito molte cose. C'è una controversia etimologica, soprattutto in inglese. Sapete che in inglese è willow il salice, e weeping willow è il salice piangente. Allora, secondo alcuni studiosi, tra cui Robert Graves, che ha scritto La Dea Bianca, la parola witch, strega, e wicked, malvagio, e poi successivamente vicar, vimini, viene proprio dalla parola willow. Però allo stesso modo la cosa bella è che questa radice wi ci porta anche a wisdom, saggezza, e wizard, mago. Questa cosa è importante perché un tempo le streghe, le witch, erano considerate delle persone sagge, quindi no, wisdom, la saggezza, wise, an ancient wise, un'anziana saggia. Anche qui nuovamente abbiamo in queste figure femminili, da un lato, secondo una cultura, una parte positiva e importante, dall'altro invece qualcosa da stigmatizzare. Sempre tornando alle arti un po' divinatorie che ci permettono di ragionare sul contatto con gli spiriti, tenete presente che gli sciti, così come facevano anche nella cultura celtica e celti, usavano delle verghe di salice per predire il futuro. Nel taoismo, ad esempio, sono utilizzati invece per comunicare in qualche modo con i morti, sempre attraverso i riti legati all'acqua, anche in questo caso. D'altronde l'acqua evoca un po' il mondo, no, del liquido amniotico, molte cosmogonie sono legate all'acqua, quindi questa pianta che ha una natura estremamente umida ovviamente non poteva che essere legata anche a elementi di connessione con la vita e con la morte. Una cosa anche carina è che troviamo anche in Giappone, quindi in culture estremamente lontane tra di loro, nel folklore giapponese, nel mito giapponese, spesso troviamo che la pianta di salice ha al suo interno uno spirito, ha un fantasma, non nel concetto europeo, ma nel concetto giapponese, non c'entriamo adesso, ma sta di fatto che le abeti saite ospitano spesso delle figure che non sono necessariamente buone. Ecco. La Cina stessa ha una bellissima tradizione per quanto riguarda, diciamo, gli spiriti legati al salice, e ancora oggi in Inghilterra, ad esempio, per questa sua caratteristica di essere legata a un mondo invisibile, ctonio infero, il salice è presente in quasi tutti i racconti lugubri, macabri. Addirittura si pensa che i salici possano confondere i viaggiatori spostandosi e inducendogli a sbagliare strada. Quindi li giri, sei convinto che sia lì, invece poi improvvisamente si spostano. Una cosa che viene dalla cultura celtica: per molto tempo abbiamo pensato che gli alberi potessero essere in qualche modo anche dei guerrieri o dei pastori. I nomi spesso a cui ci riferiamo con loro è la parola di padre o nonno o vecchio anziano. E quando nel Signore degli Anelli troviamo la figura degli Ent, questi alberi guerrieri o questi pastori di alberi, ecco, viene proprio dal concetto della cultura celtica precedente che gli alberi in qualche modo sono veramente figure dotate di una propria anima, di un proprio spirito, e che possono in qualche modo o muoversi o interagire nel mondo degli esseri umani. Quindi gli Ent non sono una meravigliosa invenzione di Tolkien, ma proprio, essendo lui comunque un grande mitologo, uno studioso del folklore, va a pescare nella cultura più antica, quella celtica, che sapete che ha preso buona parte della centrale Europa e è arrivata anche qua da noi, insomma, in Italia, almeno tutta la parte del nord Italia comunque era di cultura celtica, estremamente variegata, ma c'era. Tu, Antea?
fermami quando è il momento, io non sto tenendo conto dei minuti, non sto tenendo conto, diciamo, di particolare. Ecco, unica cosa, sì, come dicevano te, è una pianta estremamente utilizzata nella cultura rurale contadina, perché si facevano appunto i cesti, si potevano fare anche degli ottimi legacci, tanto più che la parola poi vimine, viminale, significava anche proprio legare in qualche modo. Questa sua capacità di essere piegato, di creare anche proprio insomma, delle figure circolari. Una pianta che è stata sicuramente importantissima per la nostra economia. Insomma, ogni casa di campagna aveva almeno un salice vicino in prossimità e l'usava per fare, insomma, per fare molte, molte cose. Ma sì, una curiosità veloce perché è carina. Allora, ci sono poi vari anche usi magici attestati nella cultura, diciamo, popolare, ecco. Una specie di oracolo d'amore, che avrebbe predetto insomma, il destino di un futuro sposo e una futura sposa, consisteva nel per sapere se vi sareste sposati no, entro l'anno venturo, bisognava lanciare una scarpa o uno stivale su una pianta di salice durante l'ultimo giorno dell'anno, quindi il 31 dicembre, che come sapete è una porta tra il vecchio e il nuovo, quindi è periodo di divinazione, periodo di presagi, no? C'è chi sbuccia la cipolla, eccetera, eccetera. Ecco, potevi lanciare fino a 8 volte, quindi insomma ti davano un bel po' di chance, questo stivale o questa scarpa sopra le fronde del salice, se si fosse fortunatamente fermata o bloccata sul salice, a quel punto vi sareste sposati nei mesi successivi. Diciamo che quasi tutti questi riti divinatori, poi nel racconto degli altri, erano a carattere femminile, cioè erano sempre le fanciulle poverette che dovevano capire se in qualche modo ce l'avrebbero fatta oppure no, perché il destino di chi non si sposava magari non era così, così semplice, ecco, all'epoca. Posso anche fermarmi, sì, fermarmi qui, Sì, insomma. In altre occasioni racconteremo tante altre cose. nel frattempo sono arrivati dei messaggi molto belli, raccontano un po' le loro esperienze. Ad esempio, c'è Francesca che dice che quando lei era piccolina nel suo cortile c'era una signora che Sì, per scongiurare temporali incrociava i rami di salice. In realtà ci sono tantissime, ovviamente, insomma, caratteristiche che riguardano questa specie che ha una duttilità impressionante. è E vero. prima di passare alle altre piante, una cosa che non vi ho detto, magari era bello raccontarla prima, proprio per introdurre poi il tema anche di Fabio, il salice come il pioppo sono due piante intrinsecamente legate agli ambienti con l'acqua. Non solo, sono tra le pochissime piante in grado di vivere, di sopravvivere per un tempo limitato ai terreni alluvionali, quindi a quegli ambienti che periodicamente vengono invasi dalle acque e l'acqua tende a privare di ossigeno il suolo e quindi l'apparato radicale delle radici. Non solo, il salice può essere considerato, passatemi il termine, come la fenice degli alberi. Perché? Perché è una delle pochissime che è in grado di rinascere se uno dei suoi rami viene spezzato, se questo ramo spezzato, ad esempio, dalla corrente viene trascinato lungo il fiume, se trova un'ansa tranquilla in cui fermarsi, in cui la corrente lo ferma, lo blocca e riesce a toccare con il ramo, la terra, riesce a rigettare le radici. Quindi un ramo spezzato del salice è in grado di buttare, di generare una nuova pianta. Cioè non è una cosa comune. Se voi spezzate il ramo della magnolia che avete in giardino e lo piantate in terra, non succede niente, il ramo morirà. Il salice ha una capacità rigenerativa che vive anche nei rami, quindi immaginate e pensate quanto meravigliosa può essere questa pianta. Questo è uno dei legami più stretti che queste piante hanno con l'acqua, quindi capite bene quanto valore può avere il salice, quanto ne aveva nell'economia del passato. No, interessante. Fra l'altro mi lego a una cosa perché non è a caso, sembra una pianta che possa riprodursi praticamente da se stessa, quindi in qualche forma basta a se stessa e non serve altro per riprodursi. Proprio per questa sua caratteristica era stato poi avvicinato anche alla figura di Maria Vergine, quindi con l'Immacolata Concezione. Infatti, successivamente nelle culture, quando poi no, si rallenterà la stretta sui riti antichi pagani, la figura del salice a un certo punto per la sua castità e per il legame lucente con la luna verrà assimilato poi alla figura di Maria. Fra l'altro anche qui ovviamente abbiamo questa doppia natura, come prima diceva la ragazza che ha scritto, che aveva una funzione apotropaica per tenere i fulmini lontani da casa, al tempo stesso, durante i periodi di siccità, essendo una pianta legata all'acqua, c'erano tantissimi riti, si facevano bruciare ad esempio i rami di salice in luna calante all'imbrunire,
per richiamare la pioggia qualora ancora non fosse arrivata, proprio per la caratteristica del salice di essere legato all'acqua. Quindi c'è veramente un mondo bellissimo e incredibilmente circolare legato a queste cose. E anche il pioppo è molto simile nell'ambiente di vita del salice, perché anche il pioppo, come vi dicevo, ama tantissimo sguazzare nell'acqua, mettere le radici a mollo per un certo periodo nell'acqua. Anche il pioppo ha una varietà infinita di specie, ne vedete alcune elencate sulla destra, anche se noi siamo abituati a conoscere i pioppi soltanto in questa forma. Quindi noi vediamo in natura, soprattutto in pianura, noi siamo, ahimè, abituati a vedere solo questo: distese infinite di boschi artificiali che richiamano un po' un campo militare romano, molto squadrati, a linee rette, tutti gli alberi sono uguali, sono potati in maniera identica, il sottobosco è pressoché assente o comunque se presente a una biodiversità, questo termine particolare ci fa capire quante specie ci sono, ce ne sono poche nei boschi planiziali artificiali e la caratteristica più importante di questi pioppeti è se riesco a mandare avanti, ok, è questa. Questa è una foto che è stata scattata da Francesca Campanini questo inverno alla riserva Parma Morta. Chi di voi mi conosce sa che io adoro questa riserva naturale. È una foto che potrebbe tranquillamente essere un quadro. Guardate che meraviglia la prospettiva che ha catturato Francesca. Sullo sfondo vedete il Monte Baldo, quindi stiamo parlando del lago di Garda, ok? E noi siamo, questa foto è stata scattata in provincia di Parma. Una giornata uggiosa invernale. Guardate sullo sfondo davanti al monte c'è tutta la distesa dei boschi artificiali che si chiamano in questo senso anche coetanei. Cosa vuol dire? Che sono stati piantumati tutti lo stesso momento, lo stesso anno, tanto che gli alberi disegnano quella linea all'orizzonte, sono tutti alti uguali. I boschi naturali non sono così, neanche in pianura. Perché? Perché ci sono specie che crescono un anno, poi l'anno dopo ci sono quelle che muoiono, ci sono quelle che le rimpiazzano. Quindi il bosco è diverso, è disomogeneo. E invece i boschi planiziali sono così. In realtà anche la natura, anche la pianura riserva un sacco di sorprese. Si pensa, ahimè, sempre più spesso che in pianura non ci sia niente da vedere. Sono solo risaie, sono solo pioppeti, industrie e autostrade. Non è vero, in realtà la pianura ha tantissime cose da raccontare. E il pioppo a sua volta ne ha tante anche come racconti. Quella che vedete sulla destra è invece il pioppo nero e quella è la forma naturale che il pioppo nero assume se l'uomo non interviene. Quindi guardate la differenza tra i pioppeti, oltretutto questi sono ibridi, quindi sono pioppi che sono stati coltivati perché è veloce nell'accrescimento, e il pioppo nero, quanta chioma, com'è il suo portamento, quanto è diverso. Il pioppo è anche una specie, cioè è molto particolare perché, vi faccio vedere magari l'immagine prima, il nome richiama tantissimo alcune caratteristiche dei vari pioppi. Quella che magari inviterò, la specie che inviterò Fabio a raccontare è in particolare quella del pioppo tremulo, chiamato così perché il picciolo è talmente lungo, il picciolo delle foglie, quindi il gambetto, il gambo delle foglie è talmente lungo, le foglie sono talmente leggere e arrotondate nella forma che basta il minimo soffio di vento per farle muovere. E veder muovere un pioppo tremulo è una danza, è meraviglioso perché l'albero sembra davvero danzare. Vai, Fabio. Beh, guarda, mi leggo velocemente al pioppo tremulo, più che altro per una cosa legata alla medicina celtica a questo punto. Per questa sua caratteristica, no, di tremare o comunque di danzare o di vibrare all'aria, si pensava, proprio come fu per il salice, che sapete che quando c'è il vento, no, il salice ondeggia queste foglie a doppia pagina che sembrano tremare. Il tremore indica ovviamente anche, no, i brividi, la febbre. I Celti ritenevano che il pioppo tremulo potesse in qualche modo curare la febbre. E si faceva una cosa un pochettino particolare, nel senso che bisognava fare un'incisione sul tronco, badando di non danneggiare troppo la pianta, si introduceva nel tronco l'unghia, pensate, di una delle persone ammalate e poi lo si chiudeva. Se nel tempo l'albero fosse guarito e avesse sviluppato la corteccia, quella persona non si sarebbe più ammalata, la persona sarebbe guarita.
Mentre invece in Francia, ad esempio, questa cosa veniva sostituita non dall'incisione, ma dal recarsi, proprio di arrampicarsi sulla cima più alta del pioppo o tremolo e fare in modo che con una piccolissima incisione poter appena appena prendere la linfa in bocca, e in questo modo avremmo trasmesso i nostri tremori all'albero e noi saremmo guariti. Poi ce n'erano anche tanti, si facevano dei decotti anche qua con la corteccia, perché comunque blandamente ha una capacità similare a quella del salice, oppure bisognava portare una ciocca di capelli della persona ammalata vicino al pioppo tremulo, fissarla in qualche modo e tornare a casa in silenzio, senza dire una parola. A quel punto la persona che aveva questi brividi da freddo, o comunque i tremori in generale, sarebbe guarita. Oddio, il pioppo ci sarebbe da diventare matti e pensare che cosa raccontare. È sicuramente una pianta che noi qui conosciamo bene anche per il mito un po' di Fetonte. Fetonte, sapete che è uno dei figli del sole, sapete che i miti sono variegati, né? Quindi se io anche racconto una versione che magari non vi risuona, non vi torna, è proprio perché il mito ha questa meravigliosa caratteristica che in base all'area geografica in cui viene raccontato, varia, cambia, così esattamente come è la fiaba prima che, diciamo, l'industria letteraria o cinematografica le fissasse in una versione, ma sono tante. Uno dei miti legati a Fetonte, che è il figlio del sole, è che lui chiede a un certo punto al padre di riconoscerlo come figlio e quindi di permettergli di guidare il carro solare. Lui ovviamente non ne ha la competenza, non è capace, si avvicina troppo alla terra o troppo poco, e quando si avvicina alla terra fa bruciare, diciamo, i terreni. A quel punto il padre non ha altro modo per fermarlo che scagliare un fulmine e farlo cadere poi nel fiume Po, nell'Eridano, come veniva chiamato allora. Le sorelle lo piangono e gli dei le trasformano in questi pioppi. I pioppi che muovono le frasche al vento, no? E tremulano proprio anche per i singhiozzi che hanno, ma soprattutto il pioppo rilascia questa piccola resina, questa goccia che ogni tanto esce dalla corteccia, che pensate, gli Etruschi che navigavano sul fiume Po raccoglievano per farne o dei gioielli o dei medicamenti. Sono i pioppi delle Eliadi, come vengono chiamate le sorelle di Fetonte. È una pianta che Omero chiama Acheroide, cioè significa legata al fiume Acheronte, al fiume infero per eccellenza. Anche lei è una pianta che appartiene in qualche modo alla dimensione Ctonia, è uno degli alberi che troviamo anche sulle isole, diciamo, della Maga Circe o di Calipso. Nella cultura celtica, era normale avere degli scudi intagliati nel pioppo, perché si riteneva che il pioppo, per quanto non estremamente resistente tra i legni, però potesse tenere lontano gli spiriti malvagi. Sapete che i Celti avevano paura di pochissime cose, l'unica cosa che temevano forse potevano essere proprio queste figure, diciamo, malvagie. Non so se vi ricordate nel fumetto di Asterix e Obelix, dicono che i Celti sono talmente coraggiosi che l'unica cosa che temono è che il cielo possa cadergli in testa, quindi un qualcosa di extraterreno, insomma, perché diversamente il coraggio che avevano li rendeva veramente invincibili, estremamente forti. Ancora oggi, comunque, il pioppo a mo' di amuleto viene portato, utilizzato proprio per tenere lontano il male. Una caratteristica, questa foglia a doppia pagina, correggimi se sbaglio Antea, quindi più chiara e più scura che troviamo su Sì, alcune specie, ha una vedere. storia interessante, è legata al mito di Ercole. Ercole scende negli inferi in occasione del suo viaggio o per andare a recuperare, diciamo, il cane Cerbero nelle 12 fatiche, o anche per attraversare il regno degli spiriti per entrare dai pomi delle Esperidi, che è un altro mito ancora, e si cinge la testa con questa corona di pioppo per detergersi in realtà il sudore. La pagina più chiara è quella che gli è rimasta appiccicata alla fronte e quindi non è diventata scura, mentre invece la pagina più nera della foglia è quella che si è, diciamo, bruciata a contatto con l'atmosfera degli inferi. Quindi nuovamente troviamo questa pianta all'interno di una dimensione sotterranea o ctonia. Dunque, ah sì, c'è anche qua, anche nel mito cristiano, ovviamente questa cosa viene poi ripresa. Verrà rivalutata successivamente talmente tanto questa pianta, nonostante sia legata agli inferi nella cultura greca, che diventerà, o meglio, diventerà in alcuni ritengono che il legno della croce di Cristo fosse proprio un legno, diciamo, un legno di pioppo. Ancora oggi, in questi riti, a metà tra il pagano e il cristiano, anche delle guaritrici, il pioppo serve per allontanare il malocchio, comunque per allontanare il diavolo. E portate addosso, come spesso capitava con molte piante, in un sacchetto delle foglie di pioppo, si tiene lontano, diciamo, la mala sorte.
Sugli usi agricoli mi fermo perché bene o male sono, forse anche lo sa meglio come me, cioè frangivento, vengono utilizzati come alberature stradali, ornamentali, insomma non entro in quella parte lì che magari è più competenza tua, se hai qualcosa di carino da dire poi mi lascio a te. Ma in realtà no, più che altro mi piace raccontare più le cose caratteristiche, tipo il vimine di prima, i vimini di prima, okay. Poi in realtà gli usi del pioppo li conosciamo bene tutti, il più noto forse in assoluto è quello proprio della produzione della carta, dal quale derivano appunto tutti i pioppeti artificiali che siete soliti vedere lungo le autostrade. Anche io ricordo che avevo una cara amica che faceva la falegnama e lei ad esempio restaurava moltissimi mobili in arte povera, parliamo quindi anni 30, 40, 50, e tanti mi dicevano che erano fatti in pioppo, cioè non potendosi magari permettere la noce, il rovere o altri elementi più materie prime più pregiate, il pioppo era spesso nella cosiddetta arte povera nelle case dei contadini, se non ricordo male, ecco. Sì, sì, poi era quella che si trovava anche in maniera più facile, no? Diciamo, in un ambiente di pianura, era come il sale, ci sono ampiamente diffusi nel nostro ambiente, sì. Poi appunto se qualcuno ha altri usi, scrivetelo, se qualcuno conosce altri usi particolari. Un paio di cosine carine che ho trovato, questo qua su un testo legato al folklore, fra l'altro siamo nella zona, diciamo, di Bologna, se non ricordo male, chi aveva l'opportunità, che aveva una figlia femmina, alla nascita poteva piantare un numero imprecisato, fino a 100 o più alberi, diciamo, di pioppo, li avrebbe curati fino all'età, diciamo, in cui la fanciulla era pronta poi per il matrimonio, una volta tagliati, quel ricavato sarebbe stato poi la dote, diciamo, della fanciulla. Quindi è attestato da noi in Italia questa pratica nel mondo contadino. Questa è una cosa bella. L'ho scoperto tramite, ovviamente, sempre quel pozzo che è i Cattabiani, che lui è meraviglioso. Però questa cosa ha colpito anche me, il fatto che venisse piantato una serie di piante e poi, insomma, magari per 15-16 anni, 17, curate, successivamente vendute, costituivano la dote, diciamo, che sono poi tutto sommato piante che vengono su abbastanza bene, non necessitano eccessive cure, un po' come il noce, quindi insomma all'epoca era una risorsa. Poi invito chi ci segue magari da Parma o da Modena, lascio questa cosa, non è un quiz, ma l'ho trovata poco tempo fa, esiste una querela tra Modena e Parma sulla cosiddetta guerra delle pioppe, anche da noi in dialetto diciamo li pioppi al femminile. Le pioppe era una striscia di terra tra Lenze, Fiumenza e Brescello, che all'epoca era a confine tra i due ducati. E c'è proprio questa disfida, questa guerra delle pioppe, che se ne trova insomma traccia nel libro, nel folklore, per il possesso di quest'area qua. Le pioppe erano un pretesto, che erano state piantate e poi sradicate per poter insomma invadere, diciamo, il terreno dell'altro, e dicono che insomma sia uno dei motivi del campanilismo poi tra Modena e Parma, come tante. Chiudo con una cosa legata nuovamente alle streghe, perché esisteva un cosiddetto unguento a carattere allucinogeno estremamente forte. Adesso vi racconto uno degli ingredienti. Sappiate che questo ingrediente, come lo racconto adesso, è denigratorio, nel senso che inizialmente non era di questa natura, poi vi spiego perché. Vi leggo rapidamente. Le streghe cuociono in un vaso di rame grasso di bambini stemperato con acqua. Cuocendo l'acqua evapora e nel vaso rimane una pasta a cui le streghe aggiungono aconito, foglie di pioppo, sangue di pipistrello, solano sonnifero, che sarebbe l'altro per bella donna, e olio. Non appena l'unguento è pronto, se lo sfregano sulle mani e sul corpo affinché i pori si aprano e più facilmente entra in circolo. Il grasso di bambini, che è molto forte, molto evocativo, in realtà l'elemento grasso c'era perché spesso era la sugna del maiale, la sonza, come lo chiamano sulle colline di Reggio. Questo serviva per costruire gli unguenti fino agli anni 50, 60, 70, chi faceva fitocosmesi povero, chi utilizzava rimedi vegetali, usava il grasso del maiale perché ha capacità, diciamo, di assorbire i principi attivi di alcune piante. Questo unguento delle streghe a carattere allucinogeno era già utilizzato ai tempi, diciamo, delle ancelle di Ecate, non solo, perché spalmarsi sulle mani unguenti a base di atropa belladonna o altre piante similari induceva proprio la sensazione di poter volare, la sensazione del volo. Quindi il pioppo, essendo comunque legato un po' a dimensione infra del sottosuolo, viene poi legato alle streghe, e tra questi gli ingredienti, insomma, per fare un unguento psicoattivo. Ottimo. Allora,
Andiamo avanti, vi dico già che non so se ce la faremo a farli tutti perché abbiamo un sacco di cose da raccontare, però finché voi reggete che non avete fame, magari noi un po' andiamo avanti, quindi non finiremo alle 6:30 probabilmente. Allora, passiamo a un'altra pianta, una delle mie preferite. Sono arrivati un sacco di commenti, ringrazio perché sono tutti molto, molto interessanti. Sì. Io magari non riesco a leggerli tutti, però magari riusciamo a rispondere anche dopo, in differita. Sì, dopo vediamo. Volentieri, infatti, sì, grazie, sì, comunque, sì. No, davvero. E, allora, parliamo del noce. Il noce, personalmente, è una pianta che io adoro, è una pianta che ha una, come si può dire, una forza anche nel legno, una imponenza particolare, tanto che anche nel nome, nell'antichità, hanno scelto di chiamarla la ghianda di Giove, Juglans nigra, nera, vuol dire appunto la ghianda di Giove, anche se il suo frutto non è per niente la ghianda, bensì la noce. Però già nel nome possiamo intuire come sia, fin dall'antichità, una pianta legata al dio che ha creato, nell'antichità, che ha creato un po' tutti gli altri, diciamo, tutto il resto. E la ghianda è una pianta pesante, è una pianta che, già lo vedete in questa immagine, ha una virilità, possiamo dire, molto esposta, molto caratteristica, e anche qua il concetto di carattere della pianta, ecco, nel noce si manifesta perfettamente. Guardate quest'altra foto, questa è una quercia che cresce da sola, siamo in un campo aperto, quindi in realtà ci potremmo avere migliaia di altre specie vegetali, anche arbustive, non per forza, altri alberi e anche più piccoline, eppure il noce ama stare da solo, ama crearsi il proprio spazio. Perché? Adesso devo uscire, vedere i commenti. Perché? Chi di voi sa dirmi perché il noce preferisce stare da solo? C'è un motivo botanico. C'è un motivo specifico. Vediamo chi di voi, intanto che raccontiamo, ci sa raccontare, ci sa dire perché, chissà per quale motivo il noce è una pianta asociale, cioè una pianta che non ama circondarsi né di propri simili né di altre piante. Tanto che il noce non è neanche considerabile una pianta in grado di creare dei boschi uniformi, se esiste la faggeta, se esiste la betaia, la betina, se esistono i pioppeti, i betulleti, non esiste un noceto. Cioè, noceto è un paese, ma non esiste. Noceto, esatto. Anche questo è importante, oggi non parleremo di tutto, però anche questo è importante, l'origine dei nomi dei paesi. A noceto, insomma, possiamo ben intuire che qualcosa aveva a che fare, però di sicuro boschi unici di soli noci non ci sono. Allora, qualcuno di voi scrive le radici. Attenzione, abbiamo un'altra vincitrice. Allora, un po' tutti l'avete scritto. Quindi, il noce è una pianta, eccoci qua, che manifesta bene questa caratteristica, questa allelopatia, quindi l'insofferenza, letteralmente allelopatia vuol dire insofferenza dell'altro. Cosa vuol dire? Come scrive anche Francesca, il noce è in grado di rilasciare nel terreno delle sostanze, dei tannini che risultano tossici per le altre piante. Quindi letteralmente il noce inibisce la crescita delle altre piante e il risultato è questo. Quindi il risultato è, vediamo se riesco a tornare, ecco. Il risultato è questo, cioè i noci, le piante del noce riescono a crescere da soli nell'ambiente in cui vivono, quindi si creano il loro spazio, non amano essere circondati da altre piante. Questa che cos'è di fatto? Oltre ad essere un carattere, è proprio è un istinto di sopravvivenza, è evoluzione, cioè il noce ha capito che se si crea il vuoto intorno ha più luce per se stesso, più acqua per se stesso, le radici riescono ad assorbire tutto quello che possono senza competitori, è una strategia evolutiva. La sostanza che rilasciano viene chiamata jugolone o juglandina. Juglandina, esatto. Esatto, di fatto è un tannino, una sostanza tossica per altre piante. Il frutto del noce ovviamente noi lo conosciamo benissimo, come lo conoscono molto bene parmigiani e reggiani, perché la notte di San Giovanni viene utilizzato, viene messo a mollo per poter poi produrre il nocino, quindi famosissima bevanda del nostro territorio.
infusorio, una sorta di liquore, un liquore a macerazione che si produce con la macerazione delle noci, ma la caratteristica più importante del noce è il concetto di segnatura legata al suo frutto. Vai Fabio. Ah, sì, dai, molto bellissimo. Tra l'altro, stavo leggendo una cosa al volo. Cosa carina legata alla juglandina è che, siccome si sapeva già in passato, no, che le noci aveva questa caratteristica, in qualche modo si capiva che riusciva a inibire, no, la crescita di altre piante, proprio per questa caratteristica si diceva che addormentarsi sotto, diciamo, il noce non andava bene perché poteva farti svegliare o col mal di testa o che comunque non ti saresti sentito fisicamente bene o addirittura con la febbre. Tanto, no, poteva fare male con le sue, diciamo, con questi tannini che rilascia, tanto poteva fare male te che ti addormentavi sotto. E anche questa qua è una cosa che fa parte del folklore contadino che ho letto recentemente su un libro bellissimo. Dopo lasciamo la bibliografia, mi dicevi, giusto Andrea? Sì, esatto, ecco, bravo, hai fatto bene a ricordarmelo. Sei riuscito a reggere ancora un pochino. Alla fine abbiamo la bibliografia di riferimento sia della botanica sia dei miti, delle leggende. Quindi stay tuned, state connessi che alla fine vi diamo tutto. Allora, io entro subito nella parte che adoro del noce perché insomma, il noce pianta delle streghe per eccellenza. Tra l'altro, questa credenza nasce in Italia. Era già un albero che aveva delle caratteristiche e connessioni un po' particolari. Ma da noi in Italia il famoso noce di Benevento darà poi origine a tutta una serie di cose. Io vi leggo letteralmente un piccolo estratto di Lorenzo Vessichelli sulle notti del Sabba. Mancano pochi minuti alla mezzanotte e qui fra poco avranno convegno tutte le streghe. Una massa di nuvola mossa dal vento caldo e foriero di pioggia preme sulle cose della natura. Tutto fa prevedere qualcosa di funesto e di lugubre. Una folgore con la sua luce bluastra squarcia le tenebre e illumina il noce che si profila maestoso e si aggroviglia con i rami di altri alberi, creando una caverna vomitante fantasmi minacciosi. Alcune voci rauche si distinguono, incidono la notte fosca e ha inizio allora una danza convulsa, accompagnata da colpi secchi di tamburelli, sorretti da satiri e folletti con torce rossastre fumanti, figure esili e spettrali dall'aspetto bisunto. Diabolicamente scarmigliate, contaminano l'oscurità vellutata. Vicino ad esse si erge il millenario noce e intorno a questo noce si intrecciano e si contorcono le streghe in spasmodico abbandono al vortice della danza. È il noce di Benevento dove convengono avvizzite le femmine del male. Bello. Questo è tratto, sì, questo è un pezzo stupendo, molto più lungo, io l'ho sintetizzato al volo perché era un pezzo meraviglioso da leggere. A Benevento esiste questo noce. Che in qualche modo attira le streghe, ma non solo italiane, ma da tutta Europa, da tutto il mondo. Una volta all'anno c'era un convegno con migliaia e migliaia di streghe. Ma come nasce questa leggenda? Perché è abbastanza particolare. Quando ancora i Longobardi erano, diciamo, signori del Ducato di Benevento, non essendosi ancora convertiti alla religione cristiana, avevano delle pratiche ritenute poi pagane. Una tra le più importanti era un rito che si faceva, un po' anche macabro, lo asciugo un pochino, si doveva mettere una capra a cavallo di un ramo di noce, chi dice la capra, chi dice la pelle, chi dice l'animale morto, chi lo dice vivo, poi veniva centrato con delle frecce a cavallo, una prova di abilità, e poi mentre si correva con i cavalli bisognava strappare dei lembi di questo animale e mangiarli. Ovviamente quando la cristianità arriva cerca in tutti i modi di togliere queste antiche ritualità pagane e per farlo si appella sempre al demonio, al diavolo. Non è a caso che poi tra l'altro la capra, il capronero diventerà anche un simbolo della stregoneria. Ecco, diciamo che da queste pratiche che la Chiesa poi cercherà di stigmatizzare nasce l'idea che attorno a questo albero di noce importante, imponente, maestoso si facessero pratiche diaboliche. L'albero viene in realtà sradicato, viene poi bruciato, oggi non è più esistente, e con la terra viene ricoperto, ma nuovamente da queste ceneri, da queste radici, spunterà un nuovo noce che verrà successivamente nuovamente, diciamo, tolto. Ecco, questa eco di questa leggenda di Benevento, girerà poi per tutta Europa, rendendo il noce uno dei classici alberi sotto cui si tengono i sabba delle streghe. Che cos'è un sabba delle streghe? Partendo da quello che conosciamo noi, è una sorta di danza
rituale che viene fatta a una certa ora, in determinati momenti dell'anno, da sempre una moltitudine, diciamo, di persone, che serve a richiamare in qualche modo il diavolo. Il sabba in realtà nasce dalle danze rituali che si facevano già al tempo dei greci, ma anche delle civiltà pelasgiche, quindi pre-elleniche, per ringraziare la natura, gli elementi, l'acqua, il sole, la luna, i cambi di stagione, i passaggi astronomici. La danza e il canto erano fondamentali come rito collettivo. Ecco che quando la cristianità nuovamente arriva e cerca di dare una spallata a ciò che c'era in precedenza, queste danze attorno a questi alberi che erano legati agli spiriti anche degli alberi diventano improvvisamente i sabba delle streghe e dei culti, diciamo, dei culti pagani. Una cosa che possiamo, sì, dopo si è parlato del nocino, qui si aprirebbe un mondo enorme, ma magari restiamo un po' sulle cose più semplici. Il nocino lo conoscete tutti, è un liquore, un infuso alcolico di noci verdi. Una cosa che racconto sempre, che mi fa sorridere, ai miei tempi, insomma, era necessario raccogliere le noci, no, per San Giovanni, no, facendo in modo che prendessero la cosiddetta guazza di San Giovanni, quindi c'era questa funzione anche un po' salvifica della guazza, che si usa anche, no, per curarsi gli occhi, eccetera, eccetera. E dovevano essere raccolte le noci da una fanciulla bambina vergine a piedi scalzi durante diciamo, la notte. Ecco, oggi, se noi seguissimo ancora veramente il calendario dei santi e raccogliessimo le noci per San Giovanni, probabilmente saremmo in ritardo di 15 o forse 20 giorni, perché nel frattempo il clima caldo ha portato, ahimè, a maturazione delle noci in modo estremamente precedente. Se invece la stagione è più piovosa del previsto, allora forse si può arrivare quasi alla soglia, diciamo, di San Giovanni, che poi è anche il solstizio. Ecco, però oggi un consiglio che fa nocino: vanno raccolte un pochettino prima, perché ahimè il caldo non rispetta nemmeno i santi. Allora, altre cose carine riguardano appunto la segnatura, ovvero il fatto che il griglio della noce, quando la noce viene aperta, possiamo leggere all'interno la struttura come quella di un cervello, e la noce stessa rappresenterebbe la calotta cranica. Un tempo, per capire anche le proprietà delle piante, si utilizzava la cosiddetta medicina simpatica: cerco di capire attraverso una forma, un colore, un sapore, se quella pianta mi ricorda un organo. A quel punto, col fatto che la noce ricordava un cervello, si pensava che potesse curare o essere d'aiuto per tutte le patologie cerebrali. Oggi sappiamo che la qualità dell'olio di noce, degli omega 3, è estremamente importante, combatte i radicali liberi, è estremamente importante anche a livello proprio cerebrale. Questa sua capacità di agire sulla testa lo aveva poi reso un rimedio famoso anche per i capelli, per il cuoio capelluto. Oppure si facevano degli unguenti che servivano a lenire le croste da latte, che a volte potevano arrivare in testa ai neonati o anche sul resto, insomma, del corpo. Un uso contadino come oracolo d'amore. Come vi dicevo prima, ci sono momenti dell'anno che sono, diciamo, delle sorte di capodanno, cioè dove inizia un ciclo e ne finisce un altro. Tra questo spesso sono i solstizi, gli equinozi, eccetera, eccetera. C'era un rito molto bello che facevano le fanciulle in età da marito. Allora si prendevano i gusci di noce, gli si metteva all'interno su un foglietto il nome, diciamo, dell'amato, della persona, insomma, che comunque ci sarebbe piaciuto poter sposare. Se ne mettevano 6 o 7, c'era ampia scelta, diciamo, tra i pretendenti, si metteva sopra una piccola candela e poi con un gioco delle mani si mandavano avanti queste barchette in un catino. La prima che sarebbe arrivata con il nome, diciamo, della persona desiderata sarebbe stata la persona che avremmo poi sposato nei 12 mesi successivi. Ancora oggi, ad esempio, in Belgio, per il 29 settembre, il giorno di San Michele, le fanciulle prendono delle noci. Alcune le aprono, poche, altre le lasciano chiuse, quelle che aprono poi le richiudono ermeticamente, facendo in modo che non si noti la differenza, e poi in un gran sacco le buttano dentro e tu devi pescare la noce. Se peschi quella vuota, la possibilità di sposarti è veramente alle porte. Un'ultima curiosità, perché ne ho trovato poi traccia anche nel folklore, ma anche fino a non molto tempo fa: può capitare che si trovi una noce con 3 grigli. È una rarità, un po' come il quadrifoglio e il trifoglio, e portarlo in tasca si diceva che portasse estremamente fortuna. Non solo, quando veniva trovata una noce con 3 grigli, in campagna si faceva una specie di collanina o di amuleto che si metteva attorno al collo dei bimbi proprio per proteggerli, per portargli fortuna.
ma la noce era anche una pianta, essendo legata alle streghe, che poteva rivelare, no, l'identità di una strega. A quel punto, se voi sospettavate di avere una zia particolarmente cattiva, perché lei era una strega, bastava mettere una noce sotto la sua sedia e lei da lì non si sarebbe mai più potuta alzare. A quel punto, inequivocabilmente, la noce avrebbe rivelato la strega. Il problema è che, se ovviamente se ne accorgeva, insomma, poteva poi tirare, diciamo, il malocchio. Ultimissima veloce, mi stavo dimenticando, che invece è molto importante. Molte cosmogonie, molte fiabe o molti miti legati all'acqua o a naufragi o a diluvi riportano il fatto che chi si salva all'interno di un guscio di noce. Anche la fiaba di Pollicina, se vi ricordate, il soletto è all'interno di un guscio di noce, e lo stesso Pollicino, quando nasce, viene lasciato per 3 giorni all'interno di un guscio di noce insieme ad alcune nocciole. La noce rappresenta da sempre, come le ghiande, come tutti gli alberi che fanno numerosi frutti, una fertilità e abbondanza, e mentre noi oggi tiriamo il riso sul sacrato della chiesa, no, come buon auspicio per gli sposi, un tempo si lanciavano proprio le noci, che indicava fertilità, abbondanza e anche sessualità, e intanto che si lanciavano le noci, diciamo che c'erano tutta una serie di frasi orgiastiche o sessualmente abbastanza, insomma, forti, che facevano ridere, ma era di buon auspicio. Questa cosa aveva un doppio valore, perché lanciavi la noce, quindi era un buon auspicio, ma se lo sposo ti stava sulle scatole, cercavi di centrarlo in testa il più forte possibile. Questo poteva essere un buon modo per divertirsi in matrimonio. Ecco. Bene, e intanto io poi ho letto i commenti, un po' li ho anche mandati in diretta, perché erano molto interessanti, aggiungevano qualcosa un po' della loro esperienza anche personale. Volevo rispondere a Michela, che commenta, dice: ma perché non possono crescere altri noci vicini? Allora, non è che non crescono altri noci vicino alla stessa. Diciamo che la noce stessa, il papà o la mamma albero, tendono ad allontanare i frutti contenenti poi i semi. Cioè, vorrebbero che i figli se ne vadano fuori casa il prima possibile, per intenderci. È il più lontano possibile. Esatto, il più lontano possibile, esattamente. Cioè, non è che allora il noce proprio non vuole proprio nessuno intorno a sé, inibisce ovviamente la crescita delle altre piante, perché possono essere dei competitori per i nutrienti, ma allo stesso tempo non vuole i figli vicino. In che maniera riesce ad allontanare i piccoli di noce, a far crescere, far crescere i piccoli lontani? Semplicemente attraverso la produzione di questo frutto secco, di questa frutta secca, spinge il seme ad essere portato il più lontano possibile dalla pianta madre. In che maniera? Attraverso l'uomo e gli animali, perché la noce, così come la ghianda, così come la ciliegia, la mela, sono molto appetiti dagli animali che si mangiano la noce, e poi un domani, quando faranno la cacca, rilasciano, perché no, anche in questo caso, tanti semi lontano dal luogo dove si sono nutriti. Non solo, pensate ad esempio agli scoiattoli, che si prendono il loro quantitativo di, vanno a fare un po' come adesso, vanno a fare la spesa molto molto velocemente, fanno tutto in una botta, come stiamo facendo noi adesso, che ci dura per un mese, e si portano questi frutti, questi semi, lontano da dove li hanno raccolti. Addirittura riescono a creano dei buchi. Gli scoiattoli sono famosi perché sono molto smemorati, raccolgono un sacco di semi, di frutti, li mettono sottoterra e poi si dimenticano dove li hanno sotterrati. Questo è un modo meraviglioso per permettere alle piante come il noce di espandere, di colonizzare nuovi ambienti lontano dalla pianta madre o dalla pianta padre, diciamo la pianta madre. Si chiama dispersione zoocora. Cioè, cosa vuol dire? Una dispersione dei frutti e del seme attraverso il canale, il veicolo che sono gli animali. Quindi, poi andiamo avanti, non è che il noce non vuole, non fa crescere i suoi piccoli sotto di sé, spinge i suoi figli a uscire di casa molto molto velocemente, come dicevamo. Una cosa, questo che ho appena raccontato Antea, in realtà avviene per numerose piante, cioè la vita si è strutturata in modo tale che quando c'è un surplus di individui, quando una comunità diventa troppo grande, in qualche modo c'è una scissione.
le piante sanno benissimo che se lasciassero tutti i figli accanto a sé non ci sarebbe una competizione enorme per la sopravvivenza e sarebbero in conflitto con loro e con altre essenze. Quindi come fa esattamente il tarassaco che tramite i suoi acheni, ecco, pan e nus magnada spus, non l'ho mica detto ma l'ho trovato proprio per questa cosa qua degli antichi romani. Ecco, i semi quindi vanno lontano per permettere di colonizzare territori magari non ancora così ricchi o così affollati. Cosa che anche noi che siamo fratelli delle piante a tutti gli effetti, quando una comunità o un popolo diventava estremamente grande, c'era una scissione volontaria e si spostavano anche di centinaia, di migliaia di chilometri proprio per poter cominciare una nuova vita e avere terreni nuovi da colonizzare. È indispensabile spostarsi per trovare un benessere e una e nuove risorse alimentari. È la storia dell'essere umano. Il problema è quando saremo talmente tanti che non ci saranno più spazi disponibili, lì il problema si creerà. Però la vita, che non anela altro che alla vita stessa, ha sempre dato tutti gli strumenti necessari per poter permettere alla vita di svilupparsi nel modo migliore possibile. Vai, Antea. Allora, direi l'ultima, perché siamo già un po' oltre, poi in realtà vediamo, però questa qua di sicuro la raccontiamo, magari lasciamo il gelso per un altro momento. Allora, la quercia, ecco che piano piano cambiamo anche ambiente. Io ho scelto di parlare, come prima immagine, ho scelto di parlare della quercia attraverso l'immagine del rogolone. Alcuni di voi ci sono stati, si trova nella provincia di Como, nella zona della Val Sanagra, ed è una delle querce più vecchie del territorio europeo. Si tratta di un rovere, di una quercia, che ha 310 anni, è del 1700 questa quercia. Quella là sotto sono io, quindi vi può far capire la prospettiva, vi può far capire la dimensione che possono raggiungere questi meravigliosi alberi. Tanto importante, tanto imponente era la forma delle querce nel passato, che per una specie di queste, la robur, la quercus robur, i romani addirittura coniarono l'aggettivo robusto. Quindi il termine robusto deriva proprio da una specie di quercia, il quercus robur, che nell'immagine appunto della civiltà romana era talmente importante, talmente virile, un simbolo di forza ed energia talmente alto da addirittura da scegliere di darci un aggettivo. Le querce sono un mondo infinito, ci sono una varietà impressionante di querce nel nostro territorio. A partire proprio dall'ambiente di pianura, poi vi racconterò perché è legata. Uno, se pensa alle piante di pianura, non è che proprio pensa alla quercia come prima specie. Eppure la quercia ha avuto un ruolo fondamentale nel passato. Prima di iniziare, per darvi un po' di energia, anche qua un quiz. Allora, alla vostra sinistra vedete un rovere, quindi un quercus petrea. Alla destra un quercus robur, quella che dicevo prima, che viene anche chiamata farnia. Quali sono, cioè adesso a vederle così, come si fa a riconoscere a quale specie appartiene quella determinata quercia che magari abbiamo in giardino o nel bosco dietro casa? Guardate le foglie di queste due piante, è quasi impossibile andare a distinguere le querce per la forma delle foglie. Ci sono le tecniche, però sono difficili, bisogna proprio stare lì col righello a volte. E addirittura la varietà, La variabilità della forma delle foglie non è solo tra specie e specie, ma all'interno anche della stessa specie e addirittura all'interno dello stesso individuo. Cioè, cosa vuol dire? Che le foglie possono cambiare in forma e dimensione, la dimensione può essere normale, ma la forma magari no, anche all'interno della stessa pianta che abbiamo in giardino. Chi di voi mi sa intuire, mi sa identificare quali sono le differenze sulle quali bisogna concentrarsi per poter distinguere una quercia dall'altra? Vi do un indizio, riguarda ovviamente il frutto, quindi la ghianda, grande l'Ale ha già trovato una, e l'altra riguarda non tanto la forma della foglia, ma il picciolo. Vi faccio di nuovo vedere l'immagine un po' ingrandita. Non so se riesco a ingrandire, credo di no, vabbè. Allora, a sinistra il rovere, vedete che ha picciolo nelle foglie, si vede, si intuisce, guardate questo, si vede bene. Se guardiamo il picciolo invece delle foglie della farnia, è pressoché assente. Quindi una delle caratteristiche è il picciolo. Chi altro? Dal frutto cosa vuol dire? Quindi scrivete dal frutto. Dal frutto cosa vuol dire? Qual è la differenza tra il rovere e la farnia, ad esempio? Cosa vedete? Oh, allora, ne ho visto una. Eccola qua,
ghiande a tre e ghiande singole. Ghiande singole, ok, adesso tolgo questo, ok, così le potete vedere. Allora, il rovere ha le ghiande che crescono a tre, non è sempre vero anche questo, però ci sta, crescono a tre, mentre la farnia ha la crescita singola. Non solo, guardate il picciolo delle ghiande. Nel rovere le ghiande sono pressoché prive di picciolo, quindi sono attaccate direttamente al ramo. Nella farnia la ghianda ha un picciolo estremamente lungo. Questo qua è il cappello delle ghiande, viene chiamato in gergo tecnico la cupola ed è un materiale legnoso. Nelle querce anche la forma della cupola, quanto copre la ghianda, oltre che il numero, è molto importante. La più facile da distinguere in natura è il cerro, l'unica tra le querce che ha un nome maschile. Il cerro si intuisce molto bene, si capisce molto bene perché le ghiande sono caratterizzate da un cappello, da una cupola dotato di peli, che non sono morbidi in realtà, però si intuisce molto bene. Anche se anche in questo caso la foglia è abbastanza diversa. Perché la quercia è stata così importante, soprattutto nel tempo passato? Non so se lo sapete, ma la pianura, prima di essere quella che noi conosciamo oggi, quindi un ambiente quasi ormai semi-artificiale o semi-naturale da un certo punto di vista, una volta nel nostro territorio comprendeva una distesa infinita di boschi. Una meraviglia, una quantità impressionante di boschi variegati con un'alta biodiversità, e la quercia era una delle piante più amate e più preziose per gli ambienti di pianura. Dobbiamo tornare indietro, ma nel tempo, ma molto indietro, stiamo parlando del periodo dell'Alto Medioevo, stiamo parlando del mondo del feudalesimo, quando gran parte dei boschi in pianura appartenevano ai signorotti, ai signori locali, che comandavano su questi boschi, utilizzandoli non solo per la caccia, come potete vedere, come il Trono di Spade insegna, non solo per la caccia al cervo, ma anche per un allevamento di maiali che venivano lasciati allo stato brado, perché nelle pianure di quercia, nei boschi di quercia planiziali, avevano da vivere non solo loro, ma anche per la popolazione. Le ghiande erano importantissime per l'allevamento dei maiali lasciati liberi nel bosco e venivano ovviamente raccolte anche dai popolani. Se non si aveva il permesso del signore, del proprietario del bosco, ecco che raccogliere i frutti della natura, non soltanto le ghiande ma anche le more, perché no, le noci, l'aglio, quindi tante altre piante edibili o meno, ecco che poteva costare anche con la vita. Quindi anche in questo caso Jordi, poverino, gli è finita male perché lui ha preso uno dei cervi, ha catturato uno dei cervi del bosco del re, ma poteva succedere esattamente la stessa identica cosa anche andando a raccogliere le ghiande. Che cosa è successo nel tempo? Che la pianura è stata trasformata. L'uomo ha cominciato a tagliare gli alberi anche per farci la legna. Con l'avvento della rivoluzione industriale, ecco che le industrie e i treni richiedono carbone. Ecco che i boschi vengono tagliati anche per far spazio alle coltivazioni sempre più importanti, sempre più necessarie per il sostentamento di una popolazione numerosa. E il risultato è quello che noi conosciamo oggi, quindi le pianure che sono pressoché prive di boschi naturali. E una parola la devo assolutamente spendere per la riserva naturale del Torrazzuolo della provincia di Modena a Nonantola, che è una delle pochissime stazioni nel nostro territorio che ancora ha un bosco di pianura naturale. Quindi se vi capita andate, perché il Torrazzuolo è un bosco che è stato riqualificato così come era nel Medioevo, quindi è un bosco naturale meraviglioso che un po' richiama, che un po' ritorna alle origini, come era la pianura prima dell'avvento dell'uomo. Vai Fabio. Ah, urca, aspetta, Fabio mi dice che è uscito per sbaglio. Aspetta. Ecco, sì. Ero in esilio. Meno male che ho letto il messaggio. niente, è successo. Vabbè, ho sbagliato.
No, no, io ho sentito tutto fortunatamente, quindi ci sono assolutamente. Anzi, fra l'altro hai raccontato una cosa che mi ha fatto venire in mente una cosa divertente. Un secondo solo che parto dalla ghianda per tornare alla noce. Sì. Un tempo, siccome era proibito raccogliere le noci se non erano, diciamo, cadute o ammaccate dall'albero, però di notte i ragazzini si arrampicavano, no, per spesso per andarle a prendere, perché erano quelle più buone, insomma, su in alto. E lo facevano spesso durante settembre, quando tutti erano impegnati in vigna. Come funzionava? Che uno stava giù e faceva da vedetta, l'altro si arrampicava sulla noce più alta e rubava le noci. Però se arrivava un contadino, sai, quello che era giù faceva in tempo a scappare, l'altro, poveretto, doveva covare e aspettare su finché il contadino non scappava. E nel tempo questa cosa, stare sulla noce, è diventato simbolo di chi non riesce a prendere una decisione coraggiosa di fronte a un qualcosa, a una scelta a cui è portato, che è portato a fare. E questa cosa delle ghiande mi ha fatto venire in mente questa cosa carina. Allora, la quercia, allora, albero legato alla sovranità celeste e terrena, è un padre in terra ma è anche un padre nei cieli. Come diceva Anteva, porta abbondanza di frutti, ma non solo, essendo estremamente alti, favorendo quello che è il passaggio della luce attraverso le sue fronde, permetteva anche tutto un sottobosco di animali e di altre essenze che rendevano i boschi di quercia estremamente ricchi, ovviamente anche ricchi di animali. Nuovamente mi sposto sull'opera di Goscinny e Uderzo, Asterix e Obelix. Nei boschi di quercia vivevano i cinghiali, animali che sono ghiotti ovviamente di ghiande e che erano una risorsa alimentare non indifferente. Nella cultura greca, ma in quella anche poi celtica, è una sorta di asse del mondo la quercia, è forse una delle piante più importanti nella cultura di tutti i popoli dell'Europa. Si diceva che i suoi rami arrivassero in alto a comunicare col cielo, quindi con il mondo divino, e le sue radici giù fino al regno infero, e che tutto ruotasse attorno all'albero di quercia. È una sorta di padre celeste, che però è legato, ben radicato a terra, quindi un padre celeste divino, ma anche un padre in terra a tutti gli effetti. Albero sacro fin dalle culture pelasgiche preelleniche, cioè prima della cultura greca. Qui apro una parentesi velocissima. Noi per programmi scolastici solitamente, faccio sempre estremizzo, passiamo dalle caverne improvvisamente alle colonne del Tempio greco. Quindi saltiamo di pari passo tutto quello che possono essere cultura babilonese, assira, micenea, cretese, che invece sono la vera base dei miti che conosciamo noi oggi. Noi pensiamo che la cultura greca abbia prodotto una mitologia, crediamo perché non conosciamo, una cultura, una mitologia nuova, un qualcosa di originale. In realtà la maggior parte di tutti questi miti e riti che vengono dal mondo classico nascono in culture ben precedenti. Le culture pelagiche preelleniche spesso sono la mamma della nostra cultura, semplicemente noi non lo sappiamo. Quasi tutto le religioni naturali legate al bosco e agli alberi vengono proprio da lì, dagli spiriti degli alberi, della cultura preellenica. Ritorno su qualcosa di magari curioso. Dunque, la quercia era anche lei un albero legato alle previsioni, alla preveggenza. Il più antico oracolo greco era proprio la cosiddetta quercia di Zeus, una quercia dove ci si andava e c'erano delle sacerdotesse sotto. Non appena tu stavi in prossimità della quercia, un refolo di vento, un qualcosa poteva far tremare le fronde, e le sacerdotesse interpretavano quel fremito delle fronde, quel tremare, con un vaticinio. Quindi tu in qualche modo ricevevi una risposta alle tue domande. Lo stesso Omero ci narra che Ulisse, per udire un risponso alle sue domande, cerca proprio la quercia divina. Diceva già Antea che la parola robur deriva appunto da robustezza, forza, vigore, tanto è forte la pianta. Quindi nella cultura romana la parola proprio robur significava sia tra l'altro la robustezza fisica, ma anche la qualità morale, no? La vis morale. Alimentazione abbiamo già parlato parecchio. Ecco, una cosa carina, nella mitologia naturale greca o pre-greca, gli alberi hanno un'anima, o più di un'anima, e sono spesso abitati da delle ninfe. Nel caso della quercia è l'unica pianta che ha due spiriti che la abitano. Una è la driade, cioè drias da quercia sacra, l'altra invece è la amadriade. Ama significa insieme alla quercia. Mentre la prima, la driade, può uscire dalla quercia ed essere ospite di altri alberi, invece la madriade era vincolata alla pianta.
questa cosa rendeva la quercia particolarmente sacra, ma soprattutto non poteva essere abbattuta, o abbattere una quercia era considerata una grave violazione che poteva portare anche proprio, diciamo, un qualcosa, poteva portare sventura. Quando serviva abbattere per un motivo un albero di quercia o per alimentare un fuoco sacro o per un tempio sacro, a quel punto c'era tutta una pratica ben precisa e i sacerdoti facevano allontanare in modo consenziente la prima driade, ma sulla madride invece questa cosa non poteva essere fatta, ma si diceva che in qualche modo dalle ceneri potesse poi spuntare una nuova pianta in cui la madride sarebbe successivamente rinata. Cosa succede? Succede che il suo legame forte con la cultura greca, ellenica e pagana rende l'albero particolarmente in viso alla cultura cristiana, mentre nella cultura ebraica la quercia è uno degli alberi in cui avvengono anche miracoli o manifestazioni. I cristiani cominciano sistematicamente a sradicare, tagliare e bruciare le querce proprio perché abitati da spiriti malvagi. Questo ovviamente influirà poi notevolmente sul paesaggio e non solo. C'è un momento in cui però popolazioni si ribellano a questa ecatombe di piante e si trova, diciamo, una quadra facendo promettere che avrebbero abbandonato i riti pagani e solo a quel punto potevano salvare i boschi di querce sacre. Per spiegare che cos'era un bosco sacro, come abbiamo detto con Antea, faremo un incontro un po' più dedicato al bosco come entità, alla foresta come entità, e racconteremo come venivano vissuti i boschi. Sappiate che il primo grande luogo in cui l'essere umano ha manifestato la spiritualità sono stati i boschi, e i boschi di querce, per tutta una serie di motivi, erano in assoluto quelli più frequentati. Dove si trovava una radura, si pensava che lì fosse sceso il Dio. Si metteva un'ara e si continuava con dei sacrifici e con delle ritualità. Questa è una cosa carina che magari poi ha un risvolto anche botanico. C'è una leggenda sarda che testimonia come poi anche successivamente nella cultura cristiana a un certo punto la quercia diventa una pianta importante legata alla figura divina. Allora c'è un dialogo tra il diavolo e il Signore. Il diavolo dice: tu sei padrone di tutto. Io non ho in realtà niente, sono confinato semplicemente sottoterra. Dammi qualcosa, concedimi qualche cosa, ti chiedo di concedermi i boschi. Allora il Signore dice: va bene, ti concedo la potestà sui boschi, ma solamente quando tutte le foglie degli alberi saranno caduti, quindi esclusivamente, diciamo, nella stagione invernale. A quel punto tutte le piante che perdono le foglie in autunno si preoccupano e dicono: cavolo, ma adesso qui quando perderemo le foglie verrà il diavolo, e questa cosa non è che gli sta mica tanto bene. Allora a un certo punto il faggio dice: ma perché non andiamo a parlare con il grande padre quercia o la grande madre quercia, perché inizialmente era legata anche a divinità femminili, lui è saggio, più vecchio di tutti, sicuramente saprà darci un consiglio. A quel punto la quercia rimane lì, medita e meditabonda, e dice: farò una cosa che aiuterà tutti voi. Io terrò su di me le foglie il più a lungo possibile, anche in pieno inverno, anche se secche, in attesa che le prime foglioline spuntino sui primi arbusti, e a quel punto non ci sarà più un vero e proprio bosco senza foglie e il diavolo non potrà più essere presente. Mi sembra di capire, di ricordare Antea, quindi, che le querce comunque riescono anche in inverno a mantenere attaccate a sé almeno qualche fogliolina che non rende completamente spoglio. Sì, in realtà non tutte. La leggenda si basa probabilmente, ma in realtà è una supposizione mia, sulla roverella. La roverella è una delle querce che riesce a mantenere in inverno le foglie ormai secche sui rami. In realtà non è una proprietà di tutte le querce, altre lo fanno, ma in particolare una delle più famose è la roverella. Quindi il bosco spoglio completamente, invece la roverella ha ancora le foglie secche. Ed è uno anche dei modi per riconoscere la roverella. Quindi se vi capita d'inverno nelle nostre zone in particolare, ecco, con molta probabilità potrebbe essere quella. Ecco, anche questi sono segnali belli, utili e facili per il riconoscimento botanico delle specie nel bosco. Quindi non è, è importante affidarsi a tutti i sensi e a tutte le caratteristiche delle piante. Chi, un altro di voi adesso l'ho perso, però un messaggio diceva: bisogna però anche guardare il portamento, la corteccia. Assolutamente vero, il portamento è la forma dell'albero in ambiente naturale, però quindi in casa mia io poto l'albero, non è più un portamento quello, oppure la forma e il colore della corteccia. Ovvio, in natura, in botanica è importante andare a considerare tutti gli aspetti visibili e non. Vai.
Niente, ho visto una domanda che hanno fatto i ragazzi che confermo, nel senso che mi chiedono se viene usata anche per il legno di sughero. Sì, una delle querce, una delle tante specie di querce, mi sembra che produca anche proprio legno da sughero, mi sembra di aver letto. Allora, non vogliamo rubarvi molto altro tempo, perché è già passato un'ora e mezza quando siamo collegati. L'unica cosa che chiudo, forse qualcuno di voi avrà sentito parlare in passato della Madonna delle Querce vicino a Viterbo. Ecco, quella lì diciamo che è una leggenda legata a un'icona, quindi a un'immagine della Madonna che si presentava o sulla corteccia, secondo alcune leggende, o proprio era invece un dipinto. Ecco, quel dipinto lì salvò la città dalla peste perché venne portato in processione durante la peste, ma al tempo stesso, tutte le volte che veniva rubato da qualcuno per poterselo mettere in casa, l'indomani mattina riappariva in realtà fresco, diciamo, sulla pianta e veniva. Quindi, insomma, poi la cristianità, ovviamente, non potendo cancellare completamente tutto quello che è il paganesimo, a un certo punto digerisce e fa suo. E fa su suoi i miti delle culture precedenti, dandogli insomma nuove veste e nuove forme. Io, Andrea, non so, dimmi tu, mi fermerei qui Allora, perché. io mi fermerei perché comunque siamo già andati un po' oltre, ma non temete perché in realtà ci mancherebbe il gelso, ma non è un problema, nel senso che abbiamo assolutamente in mente di riproporre questa esperienza anche nelle prossime settimane, perché Conte ci ha gentilmente invitato a stare a casa anche fino a maggio, quindi in realtà con molta probabilità andremo a riproporre questa esperienza e cambieremo il tema. Ma ovviamente, quindi magari parleremo, anzi abbiamo già in mente di parlare del bosco come entità, quindi proprio anche in questo caso le caratteristiche ecologiche dei boschi che insomma ci caratterizzano il nostro ambiente e le specie. L'ultima slide che vi proponiamo è quella che riguarda la bibliografia, quindi vari libri, in realtà alcuni, non li ho scritti tutti, se no non ci stiamo dentro, però ve ne abbiamo scritti alcuni, non tutti li troverete, perché ad esempio Guida pratica agli alberi è un libro vecchiotto, ma il migliore in assoluto, io l'ho trovato nella biblioteca del papà, quindi di sicuro qualcosa avete. E per chi molti di voi ci hanno fatto la domanda: ma questo video lo troveremo? Dove lo troviamo? Come mi sono io connesso tardi? Come si fa? Allora, proveremo a scaricare, a farci dare da Facebook il video in diretta che abbiamo fatto e proveremo a metterlo sui nostri canali social. Quindi sia sui nostri siti, quello di Fabio si chiama iltarassaco.com, che sul mio controventotrekking.it, su YouTube e sulle nostre pagine Facebook. Quindi, prima di salutarvi, mi raccomando, andate sulle pagine, cliccate mi piace, il segui, eccetera, eccetera, perché vi facciamo sapere poi su Facebook i prossimi appuntamenti. Io ringrazio tantissimo Fabio perché ogni volta Grazie non è la a te, Andrea. prima volta, non è la prima volta che lavoriamo insieme, ma ogni volta è una scoperta, scopro anch'io tantissime cose e anche grazie a voi perché scrivete nei commenti, scrivete un sacco di cose, avventure, esperienze, nostalgie di quando eravamo piccoli che sono veramente belle, belle, belle anche da leggere e condividere. Quindi grazie a tutti, Fabio, se vuoi aggiungere qualcosa. Niente da aggiungere, grazie per l'ospitalità, è sempre bello lavorare insieme, un abbraccio a tutti, passate feste serene e ci becchiamo al prossimo appuntamento, manderemo le info sicuramente sui profili Facebook. Esatto, Grazie quindi per averci andate su seguito. Facebook, mi raccomando, e cercateci. Ciao, grazie a tutti, a Ciao, presto. ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao.